Parlami di Jerry Zoccolino. Credo solo quello che mi dici tu. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vediamo di ripartire con i due video al giorno. Adesso che ci siamo, si riparte. Quindi oggi pomeriggio video, ho deciso così. Quindi tenetevi caldi, sono stato un po' preso, tra l'altro anche l'uscita del primo episodio di Taxi Incontro doveva uscire oggi e invece avrà probabilmente un po' di ritardo perché ci sono alcune cose da sistemare, voglio che si faccia qualcosa fatto bene. Detto questo ragazzi, oggi video serio su Jerry Cardinale, perché ha fatto l'intervista al Corriere e quindi voglio parlare un attimo di Jerry. Sapete che io sono stato il capo stupet di tutti i Cardinale out. Sono andato lì a casa Milan, protesta, però come sapete bene io non parto dai pregiudizi, non ho un pensiero che quello è e quello deve rimanere per sempre, per principio. Io in base a come ti comporti ti valuto, quindi se ti comporti male ti dico che sei comportato male, se ti comporti bene ti dico che ti sei comportato bene. E devo ammettere che dopo la cessione di Tonali e la cacciata di Maldini, in realtà tutto quello che sta facendo presidente Jerry mi sta piacendo. Non so se avete notato che è anche presente allo stadio, viene a vedere le partite, è sul pezzo, ha iniziato a studiare la storia del Milan, cioè prima non sapeva manco che avevamo 7 Champions, vi ricordate, no? In realtà si è preparato sul calcio italiano, è preparato sulla burocrazia, sullo stadio, ha preso contatti in regione, ha preso contatti in comune qua a Milano. Si sta muovendo bene ragazzi, in campo è andato a comprare i giocatori, dice che lui quest'anno per la prima volta averci messo mano perché voleva un calcio più intenso, un calcio più fisico, un calcio più vicino alla Premier, vuole essere lì e vincere negli anni, ha una visione per il futuro, ragazzi, tutte cose che poi sta dimostrando anche coi fatti, perché poi sai, a parole, a chiacchiere, sono tutti bravi a chiacchiere, però mi sembra che anche coi fatti sta seguendo questa linea, quindi non è più come tanti mi dicono, anche prima me lo scrivevate, non ci sono più i presidenti come Berlusconi, non esiste più quel calcio lì. Non è vero ovviamente, perché Perez è la dimostrazione che ancora ci sono e non a caso quello che ha vinto più Champions di tutti. Però a parte quello, sono consapevole anch'io che siamo in una nuova era del calcio dove i presidenti non mettono soldi, i presidenti sono lì per guadagnare, tranne Zhang che è lì per perdere soldi e non si sa perché. Tra l'altro ci sono alcuni anche dei miei amici del Milan Club Canaria, sono ancora convinti che l'Inter fallirà, cioè non hanno ancora capito, non fallisce nessuno, al massimo perde la proprietà dell'Inter, ma l'Inter non fallirà, massimo cambia proprietà. Comunque siamo in una nuova era del calcio e quindi bisogna adeguarsi alla nuova era. Penso che il Milan in questo sia avanti, nel senso sia predecessore, nel senso che abbiamo iniziato a fare questa politica di sostenibilità, ma sostenibilità competitiva, che altri ancora devono iniziare e pian piano si adegueranno a fare. Abbiamo iniziato ad alzare i nostri ricavi, mi pare di aver capito che quest'anno abbiamo fatto il record di ricavi del Milan. Stiamo progettando per lo stadio di San Donato, tra l'altro ieri dovevo fare il video con Fabio per darvi gli aggiornamenti
purtroppo ho avuto un disguido, però a breve vi riporto Fabio anche per gli aggiornamenti per lo stadio di San Donato. Mi sta piacendo, ragazzi, mi sta piacendo come si sta muovendo. Poi vedi anche il fatto che viene a San Siro, viene a vedere le partite, segue la squadra, sono cose che mi piacciono. Sono cose che mi piacciono, tutto quello che tra l'altro gli bacchettavo prima, no? Che non era mai presente, che non sapeva niente del Milan, che non facevamo una squadra per vincere, che c'era. Evidentemente ha fatto il primo anno, come dice lui nell'intervista di oggi, il primo anno ha lasciato fare per studiare un po' com'era la situazione e da quest'anno inizia a muoversi lui. È vero che prossimamente, cosa che a me non piace, potranno partire calciatori, penso e spero non Maignan, perché poi vedo che alcuni calciatori invece si vogliono tenere, come il rinnovo di, cioè volendo quest'estate si poteva vendere Leao a un centinaio di milioni, no? Se voleva. Evidentemente c'è vendibile e non vendibile. Dei tre, Maignan, Theo e Leao, hanno capito che il più vendibile era Tonali a livello proprio calcistico, come ha detto lui. È appassionato ma non è emotivo. Noi emotivamente Tonali non lo vendiamo mai. Però concretamente alla fine con quei soldi hai comprato tre campioni. Perché hai comprato Renders, Loftus-Cheek e Pulisic. Perciò questo è. Cioè a livello puramente fattuale ci abbiamo guadagnato. Quindi, ragazzi miei, ancora non gli chiedo scusa perché la cosa di Taremi mi è rimasta un po' qua. Però stiamo lavorando bene. Stiamo lavorando bene. Adesso poi domenica ci sarà il derby. E lì in base al derby poi ovviamente le emozioni di arrabbiatura o di gioia cambiano completamente. Perché poi i gol cambiano le partite. Poi voglia giocare. Poi alla fine bisogna vincere. C'è poco da chiacchierare. Però devo ammettere che questo Jerry mi sta facendo ricredere, mi sta facendo ricredere. Quindi, e lo dico prima di qualunque risultato e indipendentemente dal risultato, perché poi è facile col risultato dire abbiamo vinto, allora sei bravo, abbiamo perso, allora sei cattivo. Così sono capaci tutti. Io le cose le dico sempre prima, così come avevo detto prima Cardinale out e adesso mi sta facendo ricredere. Quindi, se mi fa ricredere, io sono felicissimo di ricredermi e di vedere un grande Milan, spero, come dice lui, vincente non una sola volta, ma più volte. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci sentiamo nel pomeriggio. Stavolta, promesso, ci sentiamo nel pomeriggio. Ciao belli.